Filippo, buongiorno a tutti e anch'io mi associo all'assessore Galliano per i complimenti per il lavoro finora fatto con la precedente amministrazione, grazie al dirigente della sezione valorizzazione territoriale Silvia Pellegrini, grazie a tutti per essere qui e grazie anche al presidente, l'avvocato Mastro Leo, anche per averci coinvolto sin dall'inizio, da quando ci siamo insediati con la nuova amministrazione, perché si tratta di un intervento importantissimo. Io partirei dal titolo, I granai del sapere, che è un titolo davvero significativo. Filippo, tu hai fatto riferimento ai luoghi di studio dei monasteri benedettini. E io penso che si sposa assolutamente in questo senso questo progetto. L'ho studiato, ho visto il lavoro fatto dai progettisti e mi piace perché rimarca la nostra tradizione contadina, i granai, quindi questo magazzino dove si depositano magari i cereali trebbiati. E quindi mi piace tantissimo la metafora, quindi i cereali che sono fonte di sostentamento, di nutrimento, collegati al sapere, che effettivamente è non possiamo che non considerarlo come un sostentamento della nostra vita. E penso che anche il fatto che questi cereali siano trebbiati, cioè lavorati, significa che il sapere richiede lavoro, sacrificio e quindi mi piace tantissimo questo collegamento con questa biblioteca che, così come ha detto il direttore dell'area culturale, non deve essere un solo magazzino, ma deve essere un luogo di comunità, quindi un luogo che riesca a coinvolgere, spero, tutti i cittadini e mi auguro soprattutto i giovani, perché dobbiamo aprire la nostra città e quindi il valore aggiunto della nostra città. E voi come Fondazione Di Vagno siete una delle fondazioni, degli enti che dà il valore aggiunto a questa città. E quindi mi piace, nel progetto ho visto che avete riqualificato la zona dove adesso è insediata la Fondazione Di Vagno, in più c'è l'area posteriore dove avete individuato questo grande salone, che non è soltanto un luogo dove si andranno a depositare i libri, ma c'è questa multifunzionalità del luogo. E quindi in questo luogo austero che era il monastero dei Benedettini avete individuato un luogo dove ci saranno sale di lettura, sale convegni, quindi una multifunzionalità di attività. E quindi mi piace tantissimo questo collegamento e tutto questo impegno progettuale che c'è dietro, perché è davvero rilevante. Magari sicuramente poi i progettisti saranno più bravi di me, anche perché l'avete partorito voi questo progetto. Io come assessore ai lavori pubblici devo impegnarmi anche sia con la fondazione che con la regione affinché la fase esecutiva vada nel miglior modo possibile, perché sappiamo benissimo che a volte nella fase esecutiva si creano quegli inconvenienti che determinano a volte la richiesta di proroghe alla regione. Quindi cercheremo di essere quanto più performanti possibili dal punto di vista dell'ufficio e delle attività del nostro ufficio. Finora si è svolta la procedura di gara sia per i lavori che per le forniture. Abbiamo individuato la società che ha vinto, che si è affidata ai lavori, ha
cui abbiamo affidato i lavori è la ConArred, una società cooperativa di Napoli, che è dotata di società cooperative, di ulteriori società del posto, quindi di Bari. E poi invece per le forniture la VAM Puglia SRL di Modugno. Siamo pronti con la determina di affidamento, quindi i lavori dovrebbero, la consegna dei lavori in una decina di giorni, diciamo che posso essere certa di dire che in una decina di giorni inizieremo con questo cantiere, che si insedierà in una, diciamo, in concomitanza con un cantiere già aperto nel monastero di San Benedetto, che è il cantiere relativo all'ampliamento del polo museale, è l'ampliamento del polo museale e la sezione di arte contemporanea. Quindi, diciamo, grazie a voi per aver organizzato questo intervento di avvio dei lavori, e auguro a tutti buon lavoro.